Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. Come ogni venerdì, oggi c'è stata la cabina di regia ministeriale. L'Abruzzo rimane in fascia arancione, ma con ancora alcune delle zone rosse imposte con l'ordinanza regionale. Oggi nella nostra regione 417 nuovi casi di Covid e 29 morti. Vediamo il servizio. Criticità negli ospedali di gran parte d'Italia, mentre il picco della terza ondata di Covid non è stato ancora raggiunto. E questa è in sintesi la situazione dipinta dalla cabina di regia ministeriale, che ha deciso di allentare le restrizioni solo in Molise, che torna arancione. Non esisterà più l'oasi bianca in Sardegna, in quanto anche l'isola tornerà in fascia 2. In Abruzzo l'RT è appena sotto l'1, a 0,95, e così la nostra regione rimarrà in arancione anche la prossima settimana. Rimarranno comunque in vigore le ulteriori limitazioni imposte dall'ordinanza regionale. E mentre si decide che l'Abruzzo sarà ancora bicolore, nella nostra regione si registrano 417 nuovi casi di Covid su 6.557 test, tra antigenici e molecolari, per un tasso di positività complessivo del 6,3%. L'aumento maggiore del numero di contagi è nel Chietino, dove si registrano 163 nuovi casi. Seguono l'Aquilano con 110 casi, il Teramano con 74 casi e il Pescarese con 61 casi. 9 dei contagiati provengono da fuori regione. E con ulteriori 29 morti, il bilancio dei decessi sale a 1972. 23 di quelli di oggi però fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 526 guariti, attualmente in Abruzzo vi sono 10.963 positivi accertati, 139 in meno rispetto a ieri. Di questi, 672 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 88 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri ma con 7 nuovi ricoveri, mentre gli altri 10.203, meno 143 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In serata il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha commentato la decisione di oggi presa dalla cabina di regia ministeriale. Il governatore ha annunciato che da lunedì anche l'area di Chieti e Pescara tornerà in fascia arancione con i negozi aperti. Ascoltiamolo. Il dato è che nessuna provincia ha la misura 250 in generale. All'interno delle province abbiamo individuato quei comuni che hanno particolari necessità di restrizioni e l'area metropolitana di Chieti Pescara finalmente, dopo un mese di sofferenza, questo indice è sceso e quindi da lunedì potranno, diciamo, tornare in una disciplina della zona arancione, possono riaprire i negozi. Questo vale per tutta l'area metropolitana, ad esclusione di Città Sant'Angelo e Montesilvano, cioè la zona nord. Purtroppo ancora ha questa incidenza e questo poi al di là del dettaglio dei singoli comuni, ci sono una serie di comuni per alcuni si mantengono le misure già in vigore, altri entrano, faccio il caso per le realtà più note di Celano, Castel di Sangro, Tagliacozzo, che hanno necessità. Le misure adottate hanno dato il risultato sperato e quindi oggi sono rientrati in una soglia, diciamo, al di sotto della soglia di allarme. L'unico vero però problema, tema, allarme che continuiamo a sollevare è che questa diminuzione complessiva del numero dei positivi, del numero di contagi, questa settimana abbiamo avuto 600 contagi in meno rispetto alla settimana precedente, abbiamo 2000 attualmente positivi in meno rispetto alla settimana precedente, quindi ci sono dei numeri complessivi che scendono, l'unico numero che continua a non scendere è quello degli ospedalizzati, dell'occupazione dei posti letto e delle terapie intensive che sono scese di pochissimo in questa settimana. E come abbiamo visto nel bollettino, oggi la provincia dell'Aquila è quella dove si registra il numero più alto di nuovi casi di Covid. E mentre al San Salvatore sono stati inaugurati 8 posti letto in terapia subintensiva, il primario del reparto di rianimazione ha dichiarato che nel capoluogo la situazione non è drammatica, ma bisogna comunque mantenere alta la guardia. Gioia Chiostri.
La cosiddetta terza ondata non ha risparmiato la provincia dell'Aquila, colpita nelle ultime settimane da un aumento dei contagi dovuto alla diffusione delle varianti del virus. Al momento la pressione sugli ospedali della provincia non è drammatica, ma è comunque al limite, per questo non bisogna mai abbassare la guardia. Dispositivi di sicurezza, attenzione e senso di responsabilità, questo l'appello del dottor Franco Marinangeli, primario del reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La situazione dei contagi è noto a tutti, in questo momento abbiamo avuto un nuovo incremento, è sotto l'attenzione di una cabina di regia regionale che lavora cercando di valutare giornalmente quelli che sono i contagi, addirittura comune, per cercare di fare un'azione diciamo chirurgica nel definire eventuali zone rosse, quindi cercando di limitare il danno della zona rossa, però è indiscutibile, lo sappiamo, che probabilmente a causa di queste nuove varianti la problematica contagi è di nuovo tornata importante. Dal punto di vista del carico ospedaliero è altrettanto importante per lo stesso motivo, però non siamo in una situazione drammatica, nel senso che i reparti che sono stati messi a disposizione, ovviamente implementati rispetto alla situazione pre-Covid, molto implementati, in questo momento reggono le condizioni e la pressione dei pazienti, per cui ci sono ancora posti disponibili, però è altrettanto vero che siamo quasi ai limiti e quindi l'eventualità di un incremento ulteriore porterebbe necessariamente a limitare altri reparti non Covid, e questa è una cosa assolutamente da scongiurare, motivo per cui io continuo a raccomandare un comportamento da zona rossa anche se non lo siamo. Prosegue intanto in provincia dell'Aquila la campagna di vaccinazione anti-Covid. Ad oggi sono quasi 30.000 le dosi di vaccino somministrate e oltre 9.000 i richiami. L'obiettivo della ASL è passare dalle 1.500 dosi giornaliere attuali alle 3.500. Intanto dal prossimo fine settimana all'Aquila dovrebbe essere attivato un altro hub vaccinale nel nucleo industriale di Bazzano, con 6 linee che andranno ad aggiungersi alle 8 già attive in via Ficara. E a proposito di vaccini, con lo sblocco di AstraZeneca nei prossimi giorni tornerà a regolare la vaccinazione in Abruzzo. La regione si aspetta però l'arrivo di un numero maggiore di dosi. Paolo Renzetti. Dalle prossime ore si potrà tornare a vaccinare con AstraZeneca. Assessore, per la nostra regione questa è comunque una bella notizia, perché è un vaccino che viene utilizzato anche in Abruzzo per alcune categorie. Sì, dopo aver appreso tutto ciò che è stato definito sia a livello europeo ma anche a livello nazionale sulla validità di questo vaccino, subito dopo noi attiveremo di nuovo la vaccinazione sul nostro territorio regionale. Cominceremo da tutti gli addetti alla protezione civile che hanno espresso il loro desiderio di vaccinarsi subito, anche come esempio importante e fondamentale. Come regione vi aspettate comunque l'arrivo di un maggior numero di dosi già dai prossimi giorni, dalle prossime settimane? Noi cercheremo in questi giorni di recuperare le dosi che non sono state somministrate nei giorni precedenti, quando sono stati ritirati i vaccini, ma soprattutto siamo in attesa anche dal mese di aprile, così come è stato sottolineato dal Ministero, di ulteriori dosi importanti di altri vaccini tipo Pfizer e Moderna, che serviranno soprattutto per gli ultra ottantenni. Stiamo chiudendo questa fase di vaccinazione per partire alla seconda fase e quindi già dalla prossima settimana poter vaccinare gli fragili e soprattutto i disabili, che hanno una grande gravità ma soprattutto hanno la legge 104. Contemporaneamente al CTS nazionale si riunisce l'unità di crisi come ogni venerdì nella nostra regione, dove analizzeremo i dati delle varie ALS, i dati che i dipartimenti delle ALS ci presentano, e continueremo con una modalità importante che è quella di portare avanti misure restrittive nei comuni, analizzare, perché questa forma è stata una forma vincente, quindi non andiamo a chiudere la nostra regione sarà una regione che potrà andare sempre in una parte a decolorarsi, ce lo auguriamo. Con questa modalità senz'altro i numeri, come voi sapete, stanno scendendo e quindi ci auguriamo di portare delle misure aperte adesso e quindi dare le possibilità di ridurre in alcuni centri della nostra regione quelle misure che erano in atto.
Cambiamo argomento. 12 nuovi bus ecologici acquistati dalla TUA sono stati immessi nel circuito del trasporto pubblico locale dalla società, che prosegue l'ammodernamento della sua flotta nel segno di un trasporto sempre più verde. Vediamo il servizio. Prosegue l'operazione di ammodernamento del parco mezzi della TUA in un'ottica verde. L'azienda di trasporto regionale ha infatti annunciato di aver immesso nel circuito del trasporto pubblico locale 12 nuovi mezzi. Nello specifico si tratta di 3 autobus modello Evidis destinati alla linea commerciale L'Aquila-Roma, mentre nel settore del trasporto pubblico locale ci saranno 6 bus Iveco Crossway Low Entry alimentati a gasolio, oltre ad un autobus Sidecar Italia modello Road e 2 autobus oggetto di trasformazione dual fuel gasolio metano, che proprio grazie a questa tecnologia omologata comporta una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera fino a meno 80% di polveri sottili. Dopo 104 autobus che nel 2020 hanno rinnovato la flotta di TUA, ha dichiarato il presidente della società Gianfranco Giuliante, continua l'azione di rinverdimento del parco mezzi e si intensifica la svolta verde con un progetto, prosegue Giuliante, che prevede la stipula di un'apposita convenzione tra TUA, Università dell'Aquila e CNR di Napoli sullo studio e l'impiego della miscela di carburante idrometano sperimentato su motore. Questi mutamenti si inquadrano nel contesto di una svolta nella direzione di uno sviluppo sostenibile finalizzato, concluso Giuliante, alla transizione ecologica. TUA ha anche aderito al progetto comunitario Life 3H, che prevede fondi per l'acquisto di un autobus ad idrogeno che verrà impiegato nell'area montana dell'altipiano delle Rocche. Il comune di Teramo progetta di riqualificare il vecchio quartiere popolare di Via Longo. Delle 6 palazzine ne saranno abbattute 4 per ricostruire 2 grandi edifici. Il costo del progetto è di 17 milioni di euro che l'amministrazione spera di intercettare dal bando nazionale di rigenerazione urbana delle periferie. Tania Bonici Castelli. La riqualificazione urbana delle palazzine popolari di Via Longo a Teramo è un progetto da 17 milioni di euro, fondi che il Comune potrebbe intercettare dal bando di rigenerazione urbana pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'intervento sulle 96 unità abitative è stato elaborato dall'architetto Paolo Desideri e mira a collegare questo quartiere con il centro storico, con il polo scolastico di Via Po, con Piazzale San Francesco e con il parco fluviale. Si prevedono nuovi spazi verdi di aggregazione e percorsi ciclopedonali. Un progetto importante che ci consente di arrivare alla idea di riqualificazione di un'area particolarmente sensibile della nostra città, una delle più significative sia sotto l'aspetto urbanistico che sociale. Dopo il fallimento del progetto della precedente amministrazione del 2012, progetto che, come abbiamo sempre denunciato anche in Consiglio Comunale, non aveva le gambe per camminare, non aveva nulla di sociale né di riqualificazione complessiva per quell'area nel rapporto con la nostra città, finalmente arriviamo ad una proposta progettuale che ci consentirà di partecipare al bando per la rigenerazione urbana, un intervento importante di circa 17 milioni di euro che conserva in modo forte, significativo il carattere sociale dell'area. Dai 96 appartamenti arriveremo addirittura a 98, ricordiamo che il precedente progetto prevedeva solo 16 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, di case cosiddette popolari, consente una riconnessione con il parco fluviale, una riconnessione anche fisica, oltre che urbanistica, con il resto della città. Il quartiere popolare di Via Longo è sorto a Teramo negli anni 60 e attualmente è composto da 6 vecchie palazzine. La maggior parte di esse sono disabitate già da tempo. Nel progetto di riqualificazione previsto dal Comune, delle 6 palazzine ne resteranno solo 2, mentre al posto delle 4 abbattute sorgeranno 2 grandi edifici green. La loro destinazione resterà comunque edilizia popolare. Progetto partecipato che risponde ad un'esigenza alta e significativa, importante della nostra città, e soprattutto è un progetto che è il nostro progetto, con il quale parteciperemo a tutti i canali di finanziamento che in questo momento sono in campo, quindi oltre che il bando per la rigenerazione urbana anche ad esempio il Recovery Fund. Siamo pronti con un'idea appunto che risponde assolutamente alle esigenze non solo dell'amministrazione, al nostro indirizzo politico, ma soprattutto alla nostra città. Il SINAP, il sindacato di polizia penitenziaria, questa mattina ha manifestato davanti al carcere di San Donato a Pescara.
Il carcere di San Donato, infatti, insieme a quello di Chieti, è uno con il maggior numero di casi di Covid in Italia. Il servizio. Siamo con Alessandro Luciani, vice segretario regionale del SINAP. Questa mattina c'è questo sit-in nei pressi della casa circondariale San Donato di Pescara. Quali sono i motivi di questa manifestazione? Innanzitutto perché nei giorni scorsi la casa circondariale è stata investita da un'emergenza Covid. Attualmente c'è un focolaio all'interno dell'istituto con 15 detenuti e inizialmente non avevamo tutti i dispositivi di protezione individuale ed eravamo preoccupati per la salute del personale. Adesso la direzione ha ottemperato alle nostre richieste e quindi ad oggi ci sono i dispositivi, hanno acquistato un termoscanner, la situazione diciamo che si è stabilizzata, però questo di giorno in giorno poi viene valutata in base ai tamponi che vengono effettuati. L'ASL si è prodigata facendo i vaccini a tutto il personale ed anche ai detenuti. La criticità che resta qui a Pescara, e quindi siamo partiti con questo sit-in da Pescara per poi proseguire anche negli altri istituti, è la grandissima carenza di personale. Il personale qui è stressato, non ce la fa più. Dalle aggressioni, abbiamo anche un reparto psichiatrico, abbiamo decine di detenuti psichiatrici assegnati a questa casa circondariale che sono dislocati in tutte le sezioni. Il personale non ce la fa più, deve dire basta. I diritti al personale vengono negati proprio per la carenza di personale, proprio perché il personale non può godere le ferie, non può godere di quei diritti sanciti dalle circolari, dalle leggi, dagli accordi fatti. Quindi diciamo basta e chiediamo agli organi competenti tutti di provvedere a questa grave mancanza. Ma questa della carenza di personale è una problematica che riguarda anche le altre case circondariali? Sì, sì, riguarda anche le case circondariali di Teramo, di Vasto, di Sulmona, di tutto l'Abruzzo. Infatti noi questo sit-in lo continueremo dinanzi a tutte le case circondariali fin quando tutte le amministrazioni non ci ascolteranno, noi non ci fermeremo. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Domani a Vicenza il Pescara torna al 3-5-2 con il rientro di Drudi, anche se mancheranno Bocchetti e Scognamiglio. In una gara difficile contro una squadra in salute, il Delfino è chiamato a dimostrare che crede ancora nel miracolo salvezza. Facciamo il punto allora nel servizio di Andrea Costantini. La sconfitta con l'Ascoli è stata una mazzata. Non bastasse il risultato in sé per sé, anche la modalità è crudele. Col gol di Baic arrivato in pieno recupero e quando almeno il pareggio sembrava in cassaforte. La partita di domani al Menti contro il Vicenza, ore 14, dovrà dire se la squadra ha in qualche modo assorbito la botta o no. Continuare a lottare, provarci è il messaggio che società e allenatori hanno comunque lanciato dopo il tonfo. Il tecnico Gianluca Grassadonia torna sul match di martedì scorso e sul confronto avuto il giorno dopo per cercare di ricaricarsi. Con grande sincerità vi dico che nelle mie 6 partite sicuramente il primo tempo di martedì è stato non buono, invece è stato fatto un ottimo secondo tempo da parte dei ragazzi. Assolutamente meritavamo più dell'Ascoli, abbiamo provato fino in fondo a vincere la partita non rischiando praticamente mai, anche in 10 la squadra ha avuto grandissimo equilibrio e dispiace molto per i gol presi perché sono stati 3 gol a difesa schierata. Ci siamo parlati molto mercoledì alla ripresa, ci ha fatto anche grande piacere la visita del presidente, le sue parole ci hanno caricato ancora di più. Abbiamo rivisto con grande attenzione la dinamica della partita, quello che non è andato al primo tempo, quello che di positivo c'è stato al secondo, gli errori che abbiamo commesso gravi sui gol subiti a difesa schierata e nello specifico insomma la squadra poi ha lavorato bene nei successivi giorni con grande attenzione. Quindi sappiamo che abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno della prestazione, abbiamo bisogno
che tutti entrano in campo con la giusta mentalità, cercando di riproporre, come dico sempre, quello che facciamo durante la settimana con la testa libera, cosa che non c'è stata martedì al primo tempo. Eravamo troppo compressi mentalmente, poco lucidi, abbiamo sentito troppo il peso della gara, ma dobbiamo capire che da qui in avanti di tempo ce n'è poco, bisogna dare di più, bisogna fare di più, e questo vale per tutti. Quindi non mi piace fossilizzarmi solo su un calciatore. Sicuramente il nostro percorso è un percorso in salita, e per arrivare all'obiettivo bisogna dare tutti di più. Quindi magari i 7 allenamenti in settimana non bastano, le 2 ore che stiamo in campo non bastano, bisogna aumentare ancora di più il giro dei motori e assolutamente la concentrazione. Vedremo domani come scenderemo in campo e cercheremo di mettere in campo quei giocatori che riescono a sposare meglio, per convinzione, per determinazione, per atteggiamento, per peso specifico, a incidere dall'inizio o a partita in corso. Dunque Grassadonia non demorde, domani sarà privo ancora di Bocchetti e Tavanelli, oltre che dello squalificato Scognamiglio. Il tecnico salernitano ha dichiarato che dei 25 giocatori che porta Vicenza, un paio saranno quasi certamente indisponibili. Uno di questi potrebbe essere Odgaard, da valutare poi De Sena, che ha giocato 2 partite piene in pochi giorni. Il recupero di Druddi però consente al tecnico salernitano di riproporre il 3-5-2 provato in questi 2 giorni. Ai fianchi del centrale romagnolo agiranno Sorensen a destra e Gutt a sinistra, Bellanova e Masciangeli quinti, in avanti coppia Seter Giannetti in caso di forfè di Odgaard. Domani il Delfino se la vede con un Vicenza in salute che ha strappato un prezioso pari in 10 a Cosenza, ha conquistato 14 punti nel girone di ritorno, 7 nelle ultime 4 gare, e che sempre nel ritorno ha perso 2 partite con le prime 2 in classifica, Monza ed Empoli. Ora i biancorossi di Mimmo Di Carlo hanno un cospicuo più 7 proprio su quella zona playout. Come all'andata si rinnoverà senza pubblico l'ultra quarantennale gemellaggio, anche se con stati d'animo differenti. Alta curiosità sarà la possibile sfida nella sfida tra i fratelli Rigoni, il 36enne Luca del Vicenza e il 30enne Nicola del Pescara, originari della provincia vicentina, cresciuti nelle giovanili e nella prima squadra della Nerossi, dove hanno giocato insieme prima che le strade si separassero. Tra il 2015 e il 2019 ci sono tanti potenziali scontri diretti, ma una sola volta sono scesi in campo dal primo minuto, nel febbraio 2016, Chievo-Genoa 1-0 e sorriso per Nicola. In una seconda circostanza, nell'aprile 2019, in Chievo-Parma 1-1, Nicola fu titolare, Luca entrò al 79esimo. Il tecnico vicentino Di Carlo sarà privo degli squalificati Cappelletti e Cinelli e degli infortunati D'Arriva e Dal Monte. Brusca Gin sostituirà Cappelletti al centro con Padella, ballottaggio tra Valentini, in gol a Cosenza, e Pasini. Luca Rigoni in regia sostituirà Cinelli e avrà ai suoi fianchi Agazzi e Pontisso. In avanti toccherà il rientrante Meggiorini, con Lanzafame da una parte e Van de Putte dall'altra, quest'ultimo favorito sull'ex Giacomelli. È una partita dove voglio che il Vicenza metta in campo maturità, quindi una prova da squadra matura, e tanta voglia di vincere, tanta voglia di vincere, perché il Pescara, posso dirlo, studiandolo, io non capisco come faccia avere questi così pochi punti come per la squadra di qualità che ha, perché è una squadra di qualità, cioè gioca veramente un bel calcio, ha dei giocatori di spessore qualitativo alto, e mi meraviglio questi pochi punti in classifica. Con il Pescara non si può giocare a ritmi bassi. Se tu giochi col Pescara a ritmi bassi, avvantaggi loro per la qualità tecnica che hanno. Ho letto le dichiarazioni di Di Carlo e penso che siano molto, molto chiare, no? Su quello che loro vogliono, che sicuramente noi dobbiamo volerlo più di loro. Quindi mi aspetto tanto da un punto di vista proprio della rabbia agonistica della mia squadra, ad andarci a prendere quello che purtroppo abbiamo perso martedì. Serie C, anche nel match con la Ternana, Simone Santoro ha dimostrato di essere un giocatore in grande ascesa, oltre che autore di un gran gol, quello del momentaneo 1-1. Santoro ha commentato la prova sua e quella della squadra, ma volge già lo sguardo al match di dopodomani contro la Virtus Francavilla, che ha un nuovo allenatore, Alberto Colombo. Ascoltiamo il centrocampista del Diavolo. Ma sicuramente è un gol che fa piacere, però la cosa importante per noi era fare un buon risultato oggi e purtroppo non è bastato. Quindi diciamo sì, sono contento per il gol, ma per il risultato no. Anche perché comunque penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra di un'altra categoria.
Ma sicuramente dobbiamo andare avanti su questa strada, perché comunque penso che oggi ci sia stato un atteggiamento fantastico da parte di tutti, e comunque abbiamo giocato anche un buon calcio e comunque la prestazione c'è stata, e il fatto che avevamo di fronte una squadra come la Ternana e magari su degli episodi hanno talmente tanta tecnica che li paghi. Però sicuramente noi dobbiamo portare tante cose positive che secondo me oggi ci sono state per il finale del campionato e non mollare niente, perché comunque sappiamo l'importanza di raggiungere i playoff e fino alla fine ci proveremo con tutte le nostre forze. Sicuramente non siamo stati anche fortunati, perché comunque secondo me se passavano magari anche 10-15 minuti la partita si metteva in un modo diverso. Abbiamo preso il gol del 2-2 subito dopo per un episodio sfortunato sul rimpallo, quindi sì, col senno di poi sicuramente se magari tenevamo quei 10-15 minuti poi la partita si metteva in maniera diversa, perché comunque loro si iniziavano magari a nervosire un po' perché avevano voglia di fare risultato, e quindi sì, l'unico rammarico è questo. Simone, rigiocare subito dopo 3 giorni, dopo questa sconfitta, secondo te insomma può essere positivo anche per farvi reagire subito? Sì, sicuramente per noi è importante, abbiamo un'altra partita in casa che comunque sappiamo l'importanza di questa partita, e sì, per noi cambia poco perché comunque abbiamo in testa l'obiettivo e lo vogliamo raggiungere con tutte le nostre forze. Vediamo ora gli appuntamenti per quanto concerne calcio a 5 e pallavolo. Partiamo dal calcio a 5, un sabato emozionante e pieno di insidie quello che ci attende. L'Acquestapone Unigros rischia a Padova alle 19, ma pur senza Lucajan cercherà di rifarsi dopo il KO dell'andata. Dovrà tentare assolutamente il compaccio una disperata Color Max Pescara contro il forte Dosson a caccia di punti nella speranza al Pala Rigopiano alle 18. In A2 la Tombesi Ortona ospiterà domani il Pistoia per rafforzare la sua posizione nei playoff. In B la Dem se la vedrà col Mirto. In A femminile domani il Montesilvano avrà una trasferta pericolosa sul campo dello Statte con l'obiettivo di preservare la seconda piazza. In A2 la capolista Francavilla riceverà il Chiaravalle puntando all'11° risultato utile consecutivo. Nelle ultime 10 gare infatti ben 9 vittorie e un pari. Derby tra Orione Avezzano e Florida Pescara. Per quanto invece riguarda il volley, la Secortona chiude la prima fase ospitando domenica il Castellana Grotte con la speranza di un piazzamento da podio nella griglia playoff. In A3 senza problemi l'anticipo dell'Abba Pineto ad Aci Castello. In B l'Alba è impegnata a Macerata, mentre è stato rinviato il match del Paglieta ad Andria. In B1 femminile Gran Derby domenica tra Altino e Chieti. Derby anche in B2 a Pescara tra il Gada e il Teramo, mentre la vice capolista Rabora sarà di scena a Fermo. Vediamo ora lo sport paralimpico, perché a Francavilla al Mare si terrà il ritiro della nazionale italiana di paraciclismo con vista sulle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Dalla prossima settimana si ripropone infatti il felice connubio tra Francavilla al Mare e la nazionale italiana di paraciclismo, pronta a fare ritorno sulla costa abruzzese dal 22 al 27 marzo nella location dell'Hotel Corallo, con l'organizzazione tecnica a cura dell'Addesi Cycling. Con tutte le dovute cautele per contrastare il contagio da Covid-19, il ritiro azzurro vuole essere un'occasione di ripresa e di slancio dello sport paralimpico in proiezione delle Paralimpiadi di Tokyo tra il 24 agosto e il 5 di settembre, in cui la nazionale del commissario tecnico Mario Valentini vuole tornare a fare la voce grossa con i propri atleti sia nelle gare su strada che su quelle che in quelle a cronometro. E con questo termina questa edizione del nostro telegiornale. I servizi che avete visto potete trovarli se volete sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.